Benvenuti nel canale Grape Up Teaching, l'unico canale enologico che ti fa degustare responsabilmente. In questi video cercheremo di insegnarti qualcosa sul mondo enologico con parole semplici, spero, così da farti fare bella figura al tuo prossimo wine tasting. Oggi parleremo di una differenza abbastanza semplice per gli esperti e per gli intenditori del settore, la differenza tra il vino bianco e il vino rosso. Beh, voi direte semplice, il vino rosso è fatto con le uve rosse e il vino bianco è fatto con le uve bianche. Ma non è sempre così. Esistono vini bianchi, oltretutto ottimi, fatti con uve rosse. No! Sì. Perché chi dà il colore al vino è la buccia e il tempo che rimane a contatto con il mosto, ovvero lo spremuto di tutta l'uva stessa. Se noi limitiamo il tempo di contatto tra la buccia e il mosto o eliminiamo la buccia direttamente, fin da subito, il vino sarà sempre bianco. Quindi, per fare un vino rosso servono le uve rosse e la buccia. E non ci piove. Per fare un vino bianco servono le uve senza buccia. Differenza tra il bianco e il rosso, semplice. Prossimo video rosé. Tanto non è quello mischiato.